Sabato la città dello sport, il palazzetto del San Filippo Brescia ha dato il via alla quarta edizione degli internazionali di tennis Città di Brescia. Già dalle prime ore del mattino il fermento sul campo di gioco per gli ultimi preparativi e la cura degli organizzatori per la definizione dei dettagli hanno fatto capolino. Impegno dentro e fuori dal terreno di gioco per un torneo che rende omaggio alla nostra leonessa che può vivere le emozioni del grande tennis a pochi passi dal campo. Prima le qualificazioni e durante la settimana, giocatori del calibro di Andreas Seppi si avvicenderanno in partite spettacolari ed emozionanti che ci accompagneranno fino alla finalissima di domenica 19 novembre. Il tabellone di gara è stato estratto e ha preso forma ufficiale domenica mattina presso il negozio Tennis Player di Via Milano, che con orgoglio e soddisfazione ha ospitato l'appuntamento. Per tutte le informazioni, visitare il sito internazionalitennisbrescia.com. Sorprese, intanto a cominciare da questa cerimonia di compilazione del Mendrò, che è attualmente in prova, è una rivoluzione per il nostro torneo, per tanti tornei, perché sono i primi anni che si fa in questo modo elettronico e siamo ben felici di ospitarli oggi, ma poi il vero centro di tutta la giornata sarà proprio il Mendrò, che incomincia ovviamente domani mattina, ma oggi pomeriggio comunque ci sono match molto molto interessanti, perché chi vince oggi avrà un posto proprio in questo tabellone alle mie spalle. È 3 anni che lo aspettiamo, è già allo stadio ad allenarsi, parteciperà a questa cerimonia di compilazione del tabellone. Finalmente l'abbiamo fra di noi, è la vera star, anche se è la star assolutamente, perché per Brescia, che lo aspetta veramente da 3 anni, e per anche il tennis italiano, anche se è un giocatore maturo ormai, sappiamo che è sempre un personaggio molto importante e un gran tennis da far vedere. No, sorpresa non molto, i 2 ragazzi italiani che sono poi le wild card presentate dalla federazione nel tabellone di qualificazione sono comportati benissimo, in particolar modo dalla Valle, che stasera si gioca il posto con la testa di serie numero 1 del tabellone delle qualificazioni, lo svizzero Marti. Direi che è il match più atteso della giornata e sarà nel pomeriggio allo stadio, quindi questi 2 ragazzi italiani sono sicuramente quelli più interessanti. Poi un bresciano, un mezzo bresciano, nato a Brescia, vive in Svizzera, Margaroli, che si è ben comportato ieri, anche lui oggi si gioca un posto per il tabellone principale. Sì, chiaro, è emozionante, insomma, la prima volta che gioco, purtroppo negli altri anni ho dovuto saltarlo sempre, perché comunque dovevo fare questa infiltrazione all'anca e quest'anno invece l'ho fatta un po' più tardi, quindi insomma c'ho tempo per farla e sono contento di essere qua. E sono venuto una volta nelle passate edizioni a vederlo una giornata e c'è sempre tanta gente, quindi insomma mi aspetto un bel pubblico per il mio primo match. E sì, ancora non so con chi gioco, sarà un qualificato, quindi oggi ci saranno gli ultimi turni, poi si saprà. E niente, chiaro, in questo momento è importante guardare partita in partita e appena saprò con cui giocare, insomma, mi preparerò al meglio. Ma è chiaro, insomma, a fine stagione tutto può succedere, insomma, chi è più fresco, chi ha più voglia di vincere sicuramente ha buone chance qui, e insomma ce ne sono talmente tanti che è difficile dire chi può andare più avanti. Beh sì, innanzitutto sono contento di essere qua, come hai detto tu, la prima volta, e chiaro, il mio ultimo torneo della stagione, speriamo di poterlo chiudere nei miglior modi. E insomma, 3 volte ho giocato Ortisei come ultimo torneo e ho sempre fatto molto bene, con 2 vittorie e una finale, speriamo di poterlo fare anche qui a Brescia. E sì, sono arrivato ieri da Bratislava, dove ho perso ai quarti, e speriamo di fare meglio qui, insomma. Grazie, in bocca al lupo Andrea. A voi, grazie. Sì, siamo molto orgogliosi di questa possibilità che ci hanno dato i ragazzi della Prokenex Tecnifibre e la scuola Rossi School. È una partnership che con loro dura da quando siamo nati, cioè dal 2013, e stiamo crescendo insieme, e questo è un evento che può far solo bene al tennis bresciano. Delle grosse novità, sì, che anticipiamo proprio per te quest'oggi, e avremo 2 aperture di franchising a Crema e a Mantova, che dovrebbero avvenire
a brevissimo, penso novembre e dicembre, questi due mesi. Secondo me la passione che trasmettiamo, perché viviamo questo sport giorno dopo giorno, è la passione e la professionalità, che sono le due componenti essenziali del nostro modo di essere, ed è quello che poi il cliente apprezza di più. Allora, lo può fare in via Milano 47, il nostro nuovo negozio, molto più spazioso di quello precedente per chi già ci conosceva, oppure nei nostri negozi in franchising a Desenzano in viale Francesco Agello 72 o a Mantova e Crema. Per gli indirizzi consultate il nostro sito internet.